Edizione flash del nostro telegiornale Buon Pomeriggio. Da oggi il servizio radiologia dell'ASL VCO amplia gli orari di attività presso le sedi operative di Domodossola e Verbania, con il prolungamento dell'orario pomeridiano da lunedì al venerdì e con l'apertura il sabato mattina, per accelerare il recupero delle prestazioni sospese negli scorsi mesi per l'emergenza Covid. Con questa nuova organizzazione si prevede di eseguire circa 1000 esami, oltre a garantire le urgenze e le prestazioni con classe di priorità B. Trattandosi di attività programmata, i pazienti saranno contattati telefonicamente per fissare l'appuntamento e non dovranno presentarsi di loro spontanea volontà. L'azienda sanitaria è impegnata a recuperare le prestazioni sospese per Covid-19 attivando nuovi modelli organizzativi nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e nelle prossime settimane altri servizi amplieranno l'orario di attività per aumentare l'offerta di prestazioni sanitarie. Ed ora i lavori in corso a Verbania, a Intra Pallanza e anche nella frazione di Renco. Sono partiti oggi in piazza Aldo Moro a Intra i lavori di ripavimentazione del lastricato. Operai già al lavoro sul piazzale davanti alla banca, quindi senza alcun disagio per il traffico. Subito dopo l'intervento riguarderà altre due pavimentazioni, quella di piazza Castello, sempre a Intra, e la zona del mausoleo Cadorna a Pallanza. Anche in questi casi si tratta di zone pedonali, quindi non ci saranno modifiche alla viabilità. Gli interventi che proseguiranno nei prossimi giorni sono stati finanziati con le risorse stabilite nell'ultima variazione di bilancio votata in Consiglio Comunale a fine luglio. Rientrano nel piano delle manutenzioni, come sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Nicolo Scalfi. Questi interventi si sommano ad altrettanti puntuali interventi per garantire decoro e sicurezza alle aree centrali della città. Intanto sono in corso gli interventi di efficientamento energetico all'asilo nido di Renco, 150.000 euro con un progetto elaborato direttamente dagli uffici comunali. Prevedono la sostituzione dei vecchi serramenti con altri di ultima generazione ed impermeabilizzazione della copertura. Maltrattamento e abbandono di animali. La titolare di un'azienda agricola torinese che faceva pascolare i propri asini in alcuni alpeggi di Premia è stata denunciata dai carabinieri forestali. Tutela degli animali, asini vaganti e privi di cure in Valle Formazza. Denunciata dal Comando Stazione Carabinieri Forestale di Baceno, la proprietaria titolare di un'azienda agricola della provincia di Torino per i reati di abbandono e maltrattamento di animali. L'azienda nel mese di luglio aveva portato a Monticare 45 asini sui pascoli di Premia, nelle località Alpe Bè e Alpe Maiù. Durante uno spostamento degli animali da parte del pastore che li conduceva, due di questi, una fattrice ed il suo piccolo, sono però accidentalmente caduti all'interno del rio Alba. Per il recupero dei due animali si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A causa della caduta la fattrice si è procurata una ferita esposta suscettibile di infezioni batteriche. Per tale motivo il medico veterinario dell'ASL VCO territorialmente competente intervenuto sul posto ha prescritto alla detentrice dell'asina l'effettuazione di cure specifiche sull'animale ferito. Ciò nonostante le cure mediche imposte non sono state prestate poiché gli animali sono rimasti sprovvisti di opportuna vigilanza tanto che quattro di loro hanno raggiunto le frazioni abitate di Albogno e Altoggio a ridosso della strada statale venendo poi riportati in alpeggio dagli operai comunali. Altri asini hanno in seguito fatto ingresso nel centro cittadino di Crodo. Solo successivamente a tali avvenimenti l'asina ferita è stata recuperata dai proprietari e riportata presso la stalla di provenienza in provincia di Cuneo. Ed ora torniamo ad occuparci del caldo perché ci attende qualche giorno di temperatura gradevole e poi in arrivo la terza ondata di afa di questa estate. Torna il caldo africano anche nel Verbano Cusio-Ossola e Novarese con la terza ondata di calore di quest'anno. L'annuncio di Luca Sergio su Meteo Live VCO. Spiega, si avvia al termine questa fase perturbata che ha riportato le temperature in media con il periodo. Temporali e rovesci sparsi. Nei prossimi giorni farà ancora molto caldo. La classica rottura estiva è ancora lontana ma ci sono segnali positivi. Al nord lento graduale aumento delle temperature, prendendo in esame Gravellona Toce a una quota di circa 1500 metri, possiamo notare come tra il 21 e il 24 agosto si tornerà a boccheggiare grazie al ritorno del caldo subtropicale.
Sergio aggiunge che secondo i dati previsionali questa terza ondata di caldo dovrebbe terminare dopo il 24 agosto, quando le temperature dovrebbero riportarsi sui valori medi grazie a correnti più fresche in arrivo dal nord Atlantico. Godiamoci intanto ancora qualche giornata di cielo sereno e temperature tutto sommato calde ma non eccessivamente. Fino al 20 agosto nel VCO e Novarese, secondo il bollettino ARPA Piemonte, la colonnina di Mercurio oscillerà tra i 29 e i 30 gradi di massima, con indice di benessere per quanto riguarda le ondate di calore e basso stress da calore.